Allora ragazzi, siamo sì a Bucarest, so che da tantissimo tempo volevate Dottor Palmas nel cuore pulsante della Romania. Allora, voglio che ora dici a tutti perché Romania, perché Bucarest, perché proprio ora e qui. Allora, a Bucarest mi faranno il volo diretto per la Sardegna, per Cagliari. Io me ne vado il venerdì a Cagliari, faccio una nuottata e torno qua il lunedì. Facile. No, no, semplicemente le cose si evolvono e da tanti anni dovevamo entrare in Romania perché tutti noi, il nostro staff parla rumeno e siamo famosi in Romania. Il brand con cui ci conoscono in Romania è fortissimo. E tappa obbligatoria. Questa clinica doveva essere proprio a Bucarest perché Bucarest poi è la città connessa con tutte le altre città della Romania e soprattutto, forse questa è la cosa più importante, la città più connessa con gli aerei di tutta l'Est Europa. In assoluto è come essere a Heathrow, Londra oppure JFK di New York. Qua ci sono aerei per qualsiasi nazione, qualsiasi città e anche più volte al giorno. Cosa facciamo qua? Di cosa si occupa questa clinica di Bucarest? La tappa chirurgica e i denti definitivi all'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica. E principalmente casi un po' meno, come dire, complessi. Non facciamo la chirurgia zigomatica, quella viene fatta sempre a Chisinau, semplicemente perché ancora qua non abbiamo l'anestesia generale e tutti quegli apparati che ci servono. La burocrazia è un po' più lunga qua a Bucarest, anche se abbiamo la stessa equipe, però è meglio dare il tempo della burocrazia. Quindi Hollow Six, Hollow Nate, ricostruzioni ossee, tutto quello si fa. L'unica cosa che non facciamo ancora sono gli impianti zigomatici. Equipe rodata, un'equipe che è storica da anni, ha messo migliaia e migliaia di impianti dentali. Perché deve essere quella la cellula che si divide, che insegna poi ai nuovi ragazzi che entrano a lavorare con noi. E il miglior modo per insegnare ai nuovi ragazzi è proprio esserci io, il chirurgo, il protesista con i quali ho iniziato. Magari parliamo proprio del percorso di un paziente una volta arrivato qua in clinica. Percorso, arriva con l'aereo, lo trova la ragazza in aeroporto col taxi e arriva all'Hotel Diesel col quale abbiamo stretto un'ottima collaborazione e ci tengono i prezzi calmierati. Vi ricordo che Bucarest rispetto alla Moldavia i prezzi sono del doppio qua, anche i dentisti costano il doppio, noi no, costiamo quanto la Moldavia, infatti tutti i dentisti di Bucarest sono arrabbiati con noi. Però il percorso è uguale, lo stesso che si fa in clinica, arrivi, ti danno il benvenuto le ragazze che si occupano, quindi l'equipe patient guide del benessere del paziente, le portano poi dopo il check-in a mangiare e poi in clinica per una visita. Si fa l'attacco 3D, si fa l'analisi in equipe col protesista e si verifica quello che va fatto. Dopodiché ci si agenda con la chirurgia, si registrano tutti i record iniziali. E a quel punto si va avanti con l'impronta fino alla posizione poi dei provvisori sugli impianti. Dopodiché il paziente torna a casa e ci si rivede dopo tot di mesi per mettere i denti definitivi. Ma se parliamo infatti dei prezzi, a Bucarest abbiamo gli stessi prezzi di Chisinau? Là ti faccio un esempio. I pazienti che vengono da noi qua a Bucarest applichiamo lo stesso listino prezzi della Moldavia. Ma i prezzi di Bucarest sono né più né meno che gli stessi prezzi in Italia. Normalmente i dentisti a Bucarest costano forse il 20% in meno rispetto all'Italia. Noi no, noi abbiamo deciso di mantenere i prezzi gli stessi, ma non a lungo. Chi deve iniziare e si trova in una città sconnessa adesso con la Moldavia, sicuramente gli dico Bucarest. Vieni a Bucarest finché ora i prezzi sono bassi, perché dopo non è garantito che manterremo questi prezzi. Se parliamo di materiali, anche qua vengono usati gli impianti, quelli che si fabbricano a Reggio Emilia, i Sì, migliori. usiamo sempre gli stessi impianti. Impianti italiani e le stesse tipologie di tecniche che utilizziamo a Chisinau sono le stesse che utilizziamo qua. Siamo noi, ci siamo portati gli attrezzi del mestiere, abbiamo semplicemente cambiato la sala dove vengono fatte le chirurgie. Tutto là. I prezzi sono gli stessi, le ragazze sono le stesse, con la possibilità di avere l'aereo che costa meno per venire a Bucarest, ci sono più connessioni. Poi, se andiamo un po' sul personale, te piace Bucarest?
A me piace tantissimo e proprio stanotte mi sono messo un bellissimo documentario fatto da dei vlogger italiani che mi faceva vedere tutte le varie zone di Bucarest. Non pensavo che ci fossero così tante cose belle da vedere e non vedo l'ora di andarmi a vedere tutti i vari parchi che ho visto nel documentario. L'architettura è simil francese, tant'è che era stata definita Bucarest, come ho visto nel documentario, la piccola Parigi dell'Est. E un po' dappertutto nel centro storico vedi questa architettura che ricorda Parigi, è veramente bella, bella. C'ha poi la metropolitana, il traffico, non te lo dico, come tutte le grandi metropoli, è intenso, quindi conviene viaggiare con Uber. Se devi fare piccoli spostamenti, io mi sposto col monopattino elettrico, anche qua ci sono tutti i vari monopattini elettrici. È più semplice anche dal punto di vista delle connessioni, perché chi vive in Europa non deve cambiare come a Chisinau o la SIM telefonica, ma qua vai in roaming automatico, non devi spendere un euro di più. Taxi 2 euro, ristorante con 15 euro mangi, è tutto più semplice, devo dire qua. A me piace, Bucarest è veramente una bella città. Poi anche perché il cambiamento non è troppo grande, perché magari quando arrivano a Chisinau c'è magari un cambiamento un po' radicale. Cambi da una città all'altra, però Bucarest è una città europea, tra l'altro è la sesta più grande città dell'Europa, quindi con 1 milione di abitanti, ma che al giorno ne ha più di 3 milioni. Quindi 3 milioni e mezzo, sì, 3 milioni e mezzo di abitanti. Infatti. Qua Bucarest è, ripeto, una delle città più connesse dell'Est Europa, perché è una capitale economica dell'Est Europa, è la locomotiva, potremmo dire. Ci sono qua tante aziende, ci sono sgravi fiscali, uno dei motivi per cui molte aziende hanno aperto qua a Bucarest, ed è, ripeto, una nazione molto grande, parliamo ora, non mi ricordo se 25-35 milioni di abitanti, è il triplo come estensione dell'Italia. E il lavoro non manca ed è una di quelle nazioni, come ti dicevo, qua contiamo di aprire anche altre 5 cliniche in tutta la Romania che saranno iper specializzate nella riabilitativa estrema della bocca, quindi chirurgia maxillofaciale. Ci hanno già contattati, anzi questo non lo posso dire, top secret, ma sappiate che diventeremo grandi qua a Bucarest. Questo si sa, dottor Palmas va sempre avanti, quindi io penso che abbiamo finito, vero? Abbiamo detto un po' di tutto, ma la cosa più importante è che sicuramente nei prossimi mesi tutti i pazienti che verranno a Bucarest sappiate che troverete il dottor Palmas qui. Ci mancherà Chisinau, ma lo condividiamo un po' con voi qua. No, io continuo a venire a Chisinau. Io purtroppo sono destinato a viaggiare in aereo a vita, fino a oggi ho fatto il calcolo circa 3 volte il giro del mondo. Ogni volta che prendo un aereo mi faccio il segno della croce, perché statisticamente sono vicino. E mi vedrete almeno una settimana al mese a Chisinau. Un saluto ragazzi e ci si vede o a Chisinau o a Bucarest.